Vediamo prima di tutto le immagini del 75 di quel giorno, poi saranno seguite da una scelta di filmati dal nostro archivio sulle glorie e sulle tragedie della Ferrari. Io pregherei Franco Gozzi, Franco, scendi da dove sei adesso, mettiti qui in prima fila, c'è spazio anche per te, mettiti lì Franco Gozzi, siediti lì, ecco bravo, vieni qua, vieni seduto qua, anche perché così vuole stare, ne ha approfittato, un bel mulmese, metta a sedere, qua. Allora Franco Gozzi è stato l'uomo che per gli ultimi almeno 20 anni, 30 anni della sua vita è stato più vicino a Ferrari. Adesso li vediamo insieme, perché vorrei che tu mi aiutassi poi a spiegare queste immagini che abbiamo raccolto dall'archivio e che io non sono sicuro di riconoscerle tutte. Via col filmato, grazie. Autodromo di Monza, 7 settembre. La Ferrari di Clay Regazzoni conclude vittoriosamente il Gran Premio d'Italia. E Niki Lauda, con il terzo posto, conquista a 26 anni il titolo mondiale. Per la Ferrari, il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. E la folla di Monza esulta. Ecco, da qui partono delle immagini. La prima c'è questo Ferrari. È interessante, c'è Ferrari. E questo è il Gran Premio di Poma, qui andiamo indietro con gli anni, andiamo prima all'inizio anni 30. Esatto, e adesso vedremo una faccia molto sempre conosciuta. Il Gran Premio di Po, sì, Tassio Nuvolari, il più grande di tutti i tempi, non c'è dubbio. L'uomo per il quale Ferrari stravedeva. Guardiamo come sono diverse le macchine da corso da allora, erano così affusolate. Qui siamo in Inghilterra, è la prima vittoria della Ferrari in corsa di campionato mondiale, pilota Froilán González, detto il Cabezón perché aveva la testa. Pestone, che era uno dei due argentini, l'altro era Fangio, ancora più famoso. Questo è sempre Silverstone in Inghilterra. Ma guarda come partivano in quanti, non erano così separati come adesso. Alberto Ascari che vince in uno e sarà poi uno dei suoi due titoli mondiali. Ascari che poi perse la vita. Ancora Silverstone, tre anni dopo ed è Fangio che vince. Questo dobbiamo sempre campione del mondo nel 1956. Ascari poi morì in un incidente, come era morto suo padre, come era morto Antonio, che aveva assunto Enzo Ferrari nelle sue prime esperienze. Questo è un altro campione del mondo, Mike Hawtorn. Questa è una partenza speciale, spiegala. È la 24 ore di Le Mans, che si partiva con la partenza così. Tipo Le Mans, partivano i piloti a piedi dall'altro capo della pista. Qui succede una cosa terribile. E questa ha la disgrazia del 54, quando Jean Levesque e andò fuori pista con la sua Mercedes e la Mercedes si ritirò e ci furono più di 100 morti. Fu tremenda, una delle più gravi. Un'altra giornata drammatica, Philil che diventa campione del mondo nella giornata però della disgrazia del Nürburgring. Di Von Trips. Che si toccò con Jim Clark. Vittoria e titolo mondiale anche qui. Questa, anche un altro campione del mondo li avete scelti proprio, Jean Surtees, ecco, questo è Niki Lauda, siamo già al 75, Niki Lauda e Clay Regazzoni. E questa è, questo il è il primo agosto del 76 con la terribile disgrazia di Lauda che era praticamente perduto. Lo salvò. Poi invece tre mesi dopo a Monza era già, questo non è Monza e Zandvoort, ma tre mesi dopo la disgrazia era già in pista. Incredibile, perché io poi chiedo una cosa dal Boretto proprio su questo. Altro campione del mondo, Jody Scheckter, siamo nel 1979. Jody Scheckter e Gilles Villeneuve secondo. E poi qui ci prepariamo di nuovo a un altro momento di tragedia, se ricordo sto filmato che ho visto anche una volta, ed è quello. Le prove del Gran Premio del Belgio, 82, con la disgrazia. Che gli si alzò la macchina da terra. Gli si alzò la macchina da terra e batté senza nessun angolo di incidenza. Quello era Arnoux. Come si
si facevano a vivere queste tragedie, queste glorie? Ecco, così, Aldo, questo è Alboreto con Berger, che c'è ancora dentro. E allora la domanda ad Alboreto. Io volevo chiedere ad Alboreto. Tu vai a sederti vicino ad Alboreto. Che sarà tutto adesso lei rimane con Levi e io vado ad Alboreto, che è più vicino di casa. Parliamo delle piante, del giardino. Io volevo chiederti una cosa, Michele, scusa, ma lui proprio, tu hai vinto un sacco di gran premi. Un sacco no, non quanti ne avrei voluti. Ecco, però sei andato molto in là. E quanti ne hai vinti? Con la Ferrari 3. Con la Ferrari. E cosa si prova a correre su una macchina Ferrari? C'è qualcosa di diverso? Ma senz'altro, anche perché si corre per una leggenda. Poi noi all'epoca correvamo per un uomo, eravamo una specie di famiglia, tutte le persone che sono qui stasera con me, oltre a essere stati dei collaboratori, sono stati soprattutto degli amici, lo sono tuttora. Quindi era veramente un momento molto bello della mia carriera. E tu mi devi spiegare una cosa, di che cosa siete fatti esattamente voi corridori automobilistici? Perché Niki Lauda, dopo quell'incidente agghiacciante che avrebbe fatto fare il fioraio tutta la vita, inteso come mestiere calmo, non comodo per carità, a uno, io mi domando come può dopo 3 mesi uno riprendere a correre. Cosa avete dentro le vene? Non so, ghiaccio? Ma credo che abbiamo la passione e la voglia di fare un mestiere che ci piace. Come del resto Carmen e la sorella continuano a fare il suo lavoro, credo che loro abbiano rischiato tanto quanto noi. Né Carmen né tu fai parte della normalità, mi spieghi come si può non aver paura di una macchina che va a 300 all'ora, come non ti è mai successo di avere un attimo di paura? No, la paura soltanto gli incoscienti non ce l'hanno, quindi credo che la paura viene, bisogna conoscerla, bisogna saperla affrontare, bisogna cercare di evitare le grane, ecco, quindi bisogna lavorare. Lo sport motoristico non è uno sport dove ci sono degli incoscienti che corrono, gli incoscienti fanno poca strada, è un mondo molto tecnico dove si cerca di arrivare il più vicino possibile al proprio limite, al limite della vettura, ma mai oltrepassarlo. E come per esempio, scusa, nel caso dell'incidente terrificante che abbiamo visto lo scorso anno, che ha visto Ayrton vittima per un probabile guasto tecnico, perché praticamente il guasto tecnico è l'unica cosa che veramente fa paura, perché è l'unica cosa che non si può controllare. Ma quello non era stata progettata una macchina in quel caso, scusami, per correre più velocemente era stato segato malamente un pezzo di volante, guarda, per cui è saltato. Guarda, guasti tecnici in Formula 1 ce ne sono tutte le domeniche in almeno metà dello schieramento. Il problema è quando ti capita nel posto sbagliato. Tutte le domeniche, dice Alboreto. Tutte le domeniche si rompe qualche cosa sulla macchina, perché sono macchine fatte per andare al limite, quindi se ti capita nel posto sbagliato purtroppo c'è il rischio di farsi veramente molto male, e questo lo sappiamo. Prima ancora di cominciare a fare la gara. Vuoi dire che se Senna quell'incidente capitava su un rettilineo invece che in quella parte che... Guarda, io ho avuto esattamente lo stesso incidente di Senna nello stesso punto con la stessa dinamica, e sono qui a raccontarlo, quindi anche questa è una volta purtroppo di fatalità. Adesso io riprenderei una storia Ferrari vista da chi fa le macchine, che anche questa è una storia affascinante, straordinaria e bellissima, ma la vorrei introdurre prima di parlare con l'ingegner Forghieri, che aveva fatto quella macchina che vinse il 75, o prima di parlare con altri due grandi tecnici della Ferrari, che sono Giorgio Quattrini e Claudio Degoli. Volevo vedere prima, un momento se me lo mandate, un filmato che Ezio Zermiani, che anche lui qui stasera con noi e che conosce le gare, le corse come tutti noi, raccoglie alcuni momenti di interviste che tu hai fatto a Enzo Ferrari, perché qui stiamo parlando poi di un mito, di un personaggio mitico che era Enzo Ferrari. Vediamo sto filmato. Fate una bellissima coppia, intanto ve lo voglio dire, voi due. Sì, siamo una bella coppia. Bellissima. Ah, vedi, allora se vuoi venire un po' di più. Se dovessi dire che quando sono partito pensavo di farmi qualche cosa di più di una sola macchina, direi una bugia. L'ambizione, io non oserei dire che la mia è stato un progetto ambizioso, lo sarà diventato. Io penso che si possa parlare di coerenza. Io da ragazzo, essendo nato in un'officina, ho pensato all'automobile e l'ho sempre amata, e ho sempre detto un giorno arriverò anch'io a farmi una macchina mia. Ora, quando io sono venuto a Maranello, in quel momento io ho pensato alla manodopera, perché qui potevo trovare degli ottimi contadini ma non dei meccanici. Ecco perché nel 1942 io ho impiantato la scuola professionale, che doveva poi diventare
l'istituto Vino Ferrari, che oggi conta 495 allievi. Ma il carattere della mia gente, la gente della mia terra, è un carattere, credo, abbastanza simile al mio. Abbiamo spesso il desiderio di imparare e francamente conserviamo un attaccamento, oserei dire feroce, alle nostre origini. La mia gente, le nostre origini, per me, per i modenesi come me, obiettivamente la Ferrari è una storia modenese, a noi sembra che poteva succedere solo lì. Ingegner Forghieri, è così? Direi, no, che lei c'è, è molto. Un'aria scettica, ma insomma... C'è molto di modenese, prima tutto negli attori, Ferrari in pre-intesta, ma anche tutti gli altri. Gozzi è modenese, io sono modenese, quelli che mi sono dietro sono modenesi. E nel gusto del mangiare probabilmente anche lui è modenese. Quindi Zermiano, anche le riprese... Zermiano, diventato diventare modenese ad onore. Sì. Ecco, ma che cosa ci avevano sti contadini modenesi di cui parlava Enzo Ferrari, che poi li ha fatti diventare dei meccanici e dei tecnici e degli esperti e degli ingegneri? Abbiamo che lei ha inventato, creato una, quante macchine, non so. Non lo ricordiamo, più o meno tutti quelli che abbiamo visto. Tante. Sono diventato vecchio oramai. Ma vede, è un po' la storia dell'Emilia, lei sa che cosa amano gli emiliani, molto la loro terra. Lei è modenese, sa. Io sono modenese, ma non lo deve raccontare a me, lo racconti a Alba e agli altri. Ma Alba forse non mi crede. Piace agli emiliani, lo so. Cos'è lo so. Che piace? Non glielo posso dire, oltre alla macchina. Non lo può dire. Allora, vabbè, continuiamo, andiamo avanti, lasciamo. Oltre a quello, che cos'è che piace? Oltre a quello che dice Alba. Oltre a quello che allude, che non so mica cosa sia. La macchina, la mamma, i fratelli, eccetera. Ecco, allora... No, siamo molto amanti della nostra terra. E di tutto quello che nasce nella nostra terra. E probabilmente Enzo Ferrari ha saputo impiantare la sua fabbrica proprio nel cuore dell'Emilia, dove di più si amano i motori, perché i romagnoli sono più amano i motor, ma noi forse siamo più meccanici. Poi ci piace correre anche, perché a Modena si facevano le corse di cavalli fino a che non si sono incominciate a fare le corse con le macchine. Ma io volevo sapere un pochino meglio adesso da Quattrini e da Degoli, che sono grandi tecnici della Ferrari d'oggi. Se qualcuno vuol comprare una Ferrari, correre una Ferrari, è meglio che si rivolga a loro. Ecco, ma voi mi avete detto una cosa tremenda, che avete dimenticato parlare dialetto modenese perché parlate tutti inglese, è così? Ma è vera? Infatti, Moncred Brisa, ma no, Moncred Menga, ma no. Allora, Forghieri parlava di modenesi, non è così. Ci siamo contati, in effetti. Contati. Dica pure. E penso che, a parte questo avamposto così, ci siano pochi altri modenesi rimasti in Ferrari. E lei? Quando c'ero io si parlava solo modenese. Ah sì, perché allora no, c'era anche il commendatore Ferrari. Esatto, sì. Si parlava anche modenese intorno alla tavola. E adesso perché parlate? Ma il modo di lavorare, io qui devo glorificare Modena, a me non interessa, oltre alla Ferrari, voglio mettere a posto un po' questi altri non modenesi, ce n'è un certo numero qui, ma insomma, che cosa, voi lavorate con tanti inglesi, giapponesi, eccetera, chi è più bravo? Vediamo cosa dico. Non è questione di essere bravo o più o meno bravo, è questione che i tempi naturalmente sono cambiati. Dalle immagini che abbiamo viste prima, tra l'altro vincenti, quindi non da dimenticare, anzi da auspicare più breve tempo possibile, direi che il cambiamento principale è che da effettivamente tipicamente lavoro artigianale modenese, emiliano, così si è trasformato in un lavoro più di gruppo, più internazionale. Ma è affidato più all'elettronica, qui intanto ci sono dei... All'elettronica o ancora alla genialità, alla capacità manuale, all'intuito? Perché direi una volta, io da ragazzo questo sentivo dire, ho cambiato partner, ben ritrovata, abbiamo anche cambiato posizione. Lo facevo. Beh, Gozzi, mi dispiace. Io ho visto un po' di inquadratura, dove c'era lei... E arrigo da soli. Io ho detto, pensa un po' ai miei, insomma, non fans, non so, quelli che guardano. Come è cambiato? Dicono, guarda come è cambiato, come l'hanno truccata strana l'apparenza. Ma io capisco che non c'è competizione.
Era più bello leggere. Vabbè, senti. Dunque, qui adesso fra un momento incominciano a sgridarmi. Siamo alle ultime battute. Non sei modenese, Mattia, leggo modenese. Alboreto? Parla. Parlo così. Ma non si dice così, ma lo stesso. Vabbè, insomma, lo so che tutti gli accenti sono Alboreto. Belli e mamma sua. Va bene. Allora, Alboreto, ma è ancora merito e merito del mago, del volante, cioè chi guida la macchina è decisivo per una macchina, è decisiva, scusa, io la chiamo macchina come a Torino che sono... Ma sì, no, vincere le corse non è mai merito o demerito di una sua componente, si fa parte di un complesso che va dal pilota alla macchina, al motore, alle gomme, ai meccanici, alla squadra e alla strategia, per cui serve tutto, se mancano di queste componenti non si vince. Certo è più difficile forse per Schumacher vincere con una macchina da ultima fila che non per un pilota che oggi magari è una macchina che non va bene, vincere con una Williams oggi, però credo che la componente meccanica sia molto importante, ma deve far parte di un complesso. Saranno pochi con poco contenti quelli che hai appena nominato tu adesso, che io purtroppo da prima non ho neanche sentito chi erano. No, beh, Schumacher. Saranno molto contenti quelli della Ferrari, che sanno di avere questo cavallo. No, beh, io credo, per quello che ho sempre saputo, una volta essere un mago del motore voleva dire avere un udito molto fine, sentirlo, capirlo, questa era la regola, per me è così ancora? No, per me le difficoltà della Ferrari sono cominciate quando i meccanici non hanno potuto più bere il Lambrusco, per me. No. Perché non potevano più bere? Perché erano più allegri, invece a un certo punto si è deciso che con una nuova filosofia non potevano più bere Lambrusco. Ma non lo bevete più il Lambrusco? Non ho capito, non bevete più Lambrusco? No, sono rimasto senza parola. Alboreto mi hai lasciato senza parola. Gozzi è così. Ma neanche per sogno. Fatto. Ma neanche per sogno. Boh, ma neanche... Io volevo sapere da Zermiani com'è la vita vista dal box. Ecco, questo ce lo è puoi raccontare. È cambiata tantissimo. Appartengo alla generazione di Alboreto. Abbiamo fatto una trasmissione, tra l'altro era molto bella, Rosso 27. Non esageriamo, andiamoci ai Carmini. Ci vedevamo prima nelle interviste. È cambiata, c'è stato proprio... un trapasso, i box, che poi sai, sempre la curiosità di tutti, non sono più quelli di una volta, sono troppo perché? Tecnici. Adesso per esempio l'Alba Parieti dovrebbe tornare un po' ai box invece di mettersi sul trespolo qui. Probabilmente, ma io non vedo l'ora. Ecco, guarda, vedi il boletto che avevamo, c'era più anima, devo dire. E qui forse siete voi due, qui siete voi due intanto sullo schermo, non so se... Lui devo più dire... grigio, io più nero. eravate molto belli. E devo siete dire belli che anche... è tutto più robotizzato. Robotizzato. Molto, sì, molto più freddo, molto più distaccato, molto più computerizzato. C'è meno anima di un tempo, non so, può darsi diventare vecchio. È vero? Sì. Lei non l'abbiamo ancora sentito parlare. Posso dire solo una cosa? Noi quando andavamo nel 75, mi ricordo benissimo. Allora lei, nel 75 lei cosa faceva? Io ero al box con l'ingegnere Forghieri. Ecco, e quando gli ho detto che c'era lei, perché non lo sapeva, ha detto, oh mio padre. Perché lei ha una strana somiglianza con Alboreto, non so. Sì, infatti ci hanno scambiato per fratelli più volte. Ah, visto. Sì. Tanti anni. E allora nel 75 ci dica com'era posso il 75. Posso dire una cosa, che la lingua ufficiale nostra è il dialetto modenese. Ah sì? Sì. Per non farvi capire? No, l'ingegnere proprio lo diceva, quando parlate tra di voi parlate il dialetto, vuol dire stretto. Infatti adesso io sono tanti anni che non vado più al box, ma sembra adesso la lingua ufficiale ormai è l'inglese. Forse sanno i Germiani che lingua parlano al box? Parlano sì, parlano l'inglese, ma il fatto che non parlino più il modenese, che non ci sia più tanti fiumi di Lambrusco che scorrono e tanti tortellini che vengono mangiati, e devo dire che qui probabilmente uno dei primi a bandirli dalle mense fu proprio Barnard, e quell'inglese che in effetti ha cambiato poi i gusti. L'inglese. Speriamo che stavolta faccia un po' la macchina migliore, ma comunque per quanto riguarda la mangiatoia non siamo più come prima. Non siamo più come prima. Ecco, allora a questo punto ragazzi, la battuta scusate, conclusiva di questa, no ragazzi, puoi dirlo in modenese, ragazzi. Ma allora, no, vabbè, io adesso ve lo dico proprio come è scritto, io voglio il vostro ricordo di Enzo Ferrari, che tra l'altro vorrei che la regia ci mandasse in sovraimpressione le sue immagini, se fosse possibile, e intanto un ricordo di tutti voi, cominciando da Alboreto. Com'era quei corridori? Ma era a volte, no, non è mai stato cattivo, e soprattutto era una delle poche persone dell'ambiente che quando dicevano una cosa non c'era bisogno di contratto, ma bastava la stretta di mano, la parola, e tutto veniva eseguito. Ricordo che quando ho vinto il primo Gran Premio con la Ferrari, proprio anche con l'ingegner Forghieri, tornai a Maranello lunedì mattina, mi chiamò nel suo ufficio e mi disse, avevo vinto la gara, avevo fatto il giro più veloce, avevo fatto la pole position, e mi ha detto, hai fatto soltanto un errore, non dovevi passare a 10 giri dalla fine, Elio De Angelis, allora, quindi hai fatto un errore che non dovevi fare, quindi anche dopo aver fatto una giornata di quel genere con pole position, vittoria e giro più veloce, aveva trovato il difetto, questo per dire, ecco, come era uomo, la prossima Ferrari che vedremo
Chi ce lo può dire? Che cosa farà la Ferrari nel futuro? Beh, partiamo da Zermiani, che è quello che la sta seguendo, perché poi se sentiamo loro della Ferrari, noi sentiamo loro. Zermiani, come la vedi quest'anno? L'appuntamento prossimo è molto importante, Monte Carlo, e a livello di scaramanzia direi, non mi esprimo, ma credo che Monte Carlo e il Canada potrebbero essere due gare importanti per questa riscossa. Già si sentono i primi segni, i fermenti di questa rinascita ci sono. Credo proprio che probabilmente ci siamo, ecco, lo diciamo pian piano, così. Nel 75 direttore corsa era Luca Montezemolo, che oggi ci ha telefonato chiedendo, dispiacendo, perché non poteva esserci anche lui. Adesso è di nuovo alla testa della Ferrari, speriamo che porti bene. Ma voglio sapere da quelli della Ferrari proprio, da voi, come la state vivendo questa stagione? Ma direi con... Ci date speranze? Con passione, sentendo prima la voce di Ferrari. Lei è il responsabile dei motori di queste macchine, vero? Motori, sì. È lei? Sì, sì. Bene. No, la sto guardando con meraviglia, così, perché grazie. Sembra un uomo normale, invece è responsabile di quei motori. Vabbè, allora... No, sentendo la voce prima di Ferrari e pensando a quello che si... Diceva che una volta magari ai suoi tempi si parlava dialetto, adesso nelle riunioni, la maggior parte delle riunioni si parla inglese, ma io lo trovo un fatto positivo, perché sono convinto che la gente che mentre noi stiamo qui parlando è a lavorare, e a Maranello che sta preparando le macchine per vincere per Monte Carlo, per ricreare un mito, se parla francese, se parla italiano, se parla in dialetto modenese, inglese, l'importante è che sia un gruppo e che sia un gruppo vincente. Io ne sono convinto, come direi fratello maggiore di questo gruppo, speriamo che i risultati ci diano ragione, e quindi a Ferrari, cioè come pensiero dedico che quella gente che si sta sacrificando in ogni momento sia motivata come ci motivava lui nel 75 e negli anni precedenti. Alvoretto, lei sta correndo in questo momento in altre gare, in altre eccetera, ma come la vede il campionato di questa Ferrari? Lo vedo perché bene. Ancora lo vede con la passione di un ferrarista, insomma. No, anche perché continua a correre ogni tanto in America con delle Ferrari che fa proprio degoli, per cui siamo sempre in famiglia. Però credo che quest'anno, a parte la prima gara che era stata un po' deludente, devo dire che la Ferrari va abbastanza bene, credo che debbano continuare su questa strada. Non sono ancora al 100%, ma sono competitivi, e questo è già importante, bisogna essere lì, insistere e non mollare, credo che sia un anno buono. Adesso allora, ti voglio dire una cosa, per mettere a pari con me la prossima puntata dobbiamo parlare un po' della Fiat, perché io sono di Torino e così pareggiamo. Beh, ma devo dire che la Ferrari e la Fiat da un po' di tempo sono, è vero, sono la stessa cosa. No, però, scusate, io sono di Torino e abbiamo nobilitato la Fiat. Noi modenesi e ferraristi abbiamo nobilitato la Fiat entrando nella grande famiglia della Fiat. Dico bene, ingegner Forghieri? Sicuramente.